Ciao amici, vi capita mai di avere un po' di mal di schiena? Un dolorino fastidioso che si insinua, magari perché siamo stati seduti o anche in piedi troppo a lungo? Sì, non me ne parlare. Oggi ho due rimedi velocissimi. Se volete conoscerli, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ovviamente parlo di mal di schiena occasionale, non cronico. Per quello servono trattamenti specialistici. Ecco le due tecniche di stretching che eliminano il mal di schiena per stare seduti o in piedi a lungo. Lo stretching si rivela sempre un buon alleato contro il dolore. Ecco come fare i due esercizi. 1. Mal di schiena tra le spalle. Mettersi di fronte a una parete e stendere le braccia alla stessa larghezza e altezza delle spalle, appoggiando le mani al muro. Tenendo ferme le mani, fare lentamente dei passi indietro e piegare il busto in avanti, stendendo bene la parte alta della schiena. Tenere i piedi paralleli con le ginocchia leggermente piegate. Rilassarsi usando il peso naturale del corpo per abbassare la zona delle spalle e sciogliere le tensioni. Respirare profondamente durante tutto l'esercizio, espirando quando ci si rilassa. 2. Mal di schiena lombare. Prima di vedere questo esercizio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro di creazione di nuovi video ogni giorno. Appoggiare le mani alla parete di fronte a voi con le braccia in alto e le mani alla larghezza delle spalle. Tenendo le mani ferme, piegare leggermente le ginocchia come per chinarsi, portando il sedere in fuori e inarcando la schiena. La posizione corretta porta a spingere i muscoli pelvici verso il basso. Questo fa allungare la zona lombare e rilassare i muscoli contratti. Se siete di Milano, potete venire presso il mio centro, lo spazio Solo Salute, per fare esercizi e trattamenti posturali. Info in descrizione. Ricordate, rispettare la postura corretta è la prima regola per ridurre il mal di schiena. Spesso il mal di schiena della zona lombare è causato dalla compressione delle vertebre che preme nervi e muscoli in modo continuativo. Uno stretching efficace non comprime ulteriormente le vertebre. Inoltre, questi esercizi lavorano anche sugli addominali che, rinforzandosi, mantengono la colonna eretta e sostenuta. Esattamente il contrario di quando si sta seduti in ufficio o sul divano. Vi accorgerete che sarete meno affaticati dopo una giornata intera passata in piedi. Come sempre è la costanza che premia, per questo non bisogna strafare con il rischio di farsi male. In descrizione trovate il link a tutti i miei libri ed ebook per la salute naturale. Vivi naturale e vivi meglio!